Ciao a tutti, in questo video tutorial di oggi noi di MindsDesign.it vi spiegheremo come poter realizzare in automatico in un articolo scritto su WordPress uno slide delle immagini caricate. In pratica l'effetto che vorremmo ottenere è quello che vi sto facendo vedere. Come potete vedere abbiamo caricato tre immagini e queste sono visualizzate come slide. Allora, che cosa ci serve? Semplicemente ci serve all'interno di WordPress aver installato un plugin gratuito che ora vi mostro. Il nome di questo plugin è Gallery to Slideshow, è la versione in questo momento in cui stiamo registrando il tutorial, è la versione 1.4.3 ed è un plugin scritto da Matt Barone che fa una cosa semplicissima. In pratica, quando noi in un nostro articolo inseriamo delle immagini e le configuriamo come galleria, le trasforma in automatico in uno slide. Vediamo un attimo passo passo come raggiungere questo obiettivo. Semplicemente bisogna installare il plugin e attivarlo. Presupponiamo che l'abbiate già fatto, anche perché è una procedura relativamente semplice. Se aveste bisogno di una mano anche nell'installazione di un plugin, non fatevi scrupoli, lasciate un commento nel video di YouTube. Ad ogni modo, partendo dal presupposto che il plugin sia già installato, creiamo un nuovo articolo cliccando su Aggiungi nuovo, poi andiamo a caricare le immagini. Carica e inserisci, selezioniamo le immagini che vogliamo caricare, in questo caso sono tre immagini di prova rappresentanti una piazza di Catania. Come potete vedere, durante il caricamento, qui nella linguetta è aumentato il numero di immagini disponibili. A dire il vero, per quanto riguarda un articolo nuovo, non avrete questa linguetta, ma per poterla visualizzare dovrete prima cliccare su Salva tutte le modifiche. Ok, ora andiamo nella galleria. Possiamo, se vogliamo, disporre le immagini come meglio ci aggrada e scegliere quante colonne deve avere il nostro slide. Dopodiché inseriamo la galleria, pubblichiamo o aggiorniamo il nostro articolo e lo andiamo a ricaricare. Vediamo cosa è venuto fuori. Come potete vedere, usando questo piccolo plugin, non importerà il numero di immagini presente per riga all'interno della galleria, perché in automatico il plugin controllerà controllerà la dimensione del nostro articolo, disponendo in questo modo le miniature delle immagini, massimizzando lo spazio. Bene, per questo piccolo video tutorial è tutto, spero che vi sia utile e che continuate a seguirci. Ciao a tutti!